Tutti ragazzi, sono il piccolo Rubio e sono qui per farvi la recensione singola di Beautiful You di Jack Palahniuk. Come saprete, io lessi Fight Club di Palahniuk e ne rimasi particolarmente stupito dalla genialità, appunto, del caro Palahniuk. Comunque, la recensione ve l'ho fatta e ve la lascerò qui da qualche parte. Non sapevo onestamente dove buttarmi su un altro suo libro, perché era una specie di blocco del lettore. Quando sono in una specie di blocco, decido di andare a prendere libri di autore che mi sono piaciuti, così in modo da uscire da questo blocco. Il blocco me l'ha causato purtroppo Shining, che non mi è piaciuto, comunque vi lascerò la recensione. Beautiful You è stata una piacevole sorpresa, mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto il modo in cui Palahniuk affronta la sessualità e mi è piaciuto anche il fatto che ricordi una sorta di 50 sfumature nella parte iniziale, perché comunque abbiamo una ragazza molto ingenua, una ragazza che comunque tenta con le proprie forze di affermarsi in un mondo molto difficile come quello degli avvocati, appunto della giurisprudenza. Quindi vuole diventare una avvocata affermata e un giorno incontra questo miliardario, un miliardario molto famoso che è stato con tantissime donne, donne di potere, e questa cosa insomma non è da sottovalutare, e i due inizieranno una relazione, però questa relazione non è una relazione da amare, non è una relazione che Palahniuk tende a romanticizzare, ma ci viene subito detto e viene evidenziato appunto che questa è una relazione abbastanza malata. Diciamo che il rapporto tra i due è abbastanza bislacco, soprattutto lui nei confronti di lei, e diciamo che i risvolti di tutta questa storia sono abbastanza imprevedibili e anche abbastanza, insomma, molto strani, ecco. Palahniuk parla di, diciamo, insomma, questa storia alle 50 sfumature, e questa è la riprova che una storia molto semplice e molto banale, come quella del riccone che incontra la vergine delle rocce che gli inciampa ai suoi piedi, perché all'inizio del romanzo proprio abbiamo la scena di lei che inciampa ai piedi di lui mentre sta portando il caffè. Quindi una scena che noi comunque abbiamo già visto, no? Della carana che prende inciampa, cade, no? Ai piedi del ricco Christian Grey. Solo che Palahniuk ovviamente sa scrivere, non è come Lyle James, quindi non è tanto il fatto di cosa si scrive, ma come si scrive. Quindi il nostro caro Palahniuk diciamo che parte da un qualcosa di già visto, quindi da una protagonista imbranata, una protagonista che però non viene estremizzata, cioè non è una protagonista che si piange addosso, che si vede brutta, che si vede in una determinata maniera, che è insicura, ma tenta in qualche modo di migliorare la propria situazione. Quindi Penelope è una protagonista che è intelligente, è una protagonista che tenta in tutti i modi di farsi strada in questo mondo e non ce la fa perché lei rimane purtroppo a essere fino ad ora, insomma, colei che fa la stagista, che va a fare le fotocopie e porta il caffè sostanzialmente. Però nonostante insomma questa stereotipazione, se così si suol dire, di questo personaggio, alla fine abbiamo un risvolto positivo perché ci viene sottolineata l'intelligenza, ci viene sottolineato il fatto che comunque lei è anche una donna emancipata dal punto di vista sessuale, si parla anche di contraccettivi, e alla fine diventerà un personaggio forte, quindi avrà un'evoluzione, cosa che molto spesso in determinati contesti non c'è, perché insomma, la giovane rimane abbagliata dai miliardi del tipo e ne diventa succube. Diciamo che in un primo momento lei è succube di lui, diciamo del suo potere che arriva dalla sessualità, e questo poi lo vedremo dopo. Però alla fine diventa un personaggio forte, diventa un personaggio che vuole rivalsa, diventa un personaggio che vuole assolutamente in qualche modo giustizia per quello che gli è successo, perché poi insomma avrà, come vi ho detto prima, la storia avrà dei risvolti veramente molto interessanti. Quindi Palahniuk parte da una protagonista imbranata, una protagonista cretina, una protagonista che comunque lei vuole sostanzialmente affermarsi, vuole diventare appunto un avvocato, senza comunque avere la presunzione di dire ah, io voglio arrivare perché sono bravissima, eccetera, eccetera, per poi dare un'evoluzione a questo personaggio, cosa che non abbiamo mai visto. Però
Per quanto riguarda il personaggio di Maxwell, è veramente molto interessante perché nonostante Maxwell sia un personaggio miliardario, non è stato mai con donne del calibro della nostra cara Penelope, nel senso che lui è famoso per essersi sposato con donne di prestigio, con donne che fanno l'attrice, con donne che fanno il presidente degli Stati Uniti. Tra l'altro, in questo mondo pseudo futuristico, non lo so, il presidente degli Stati Uniti è una donna. Anche questo non è da sottovalutare, ma lo vedremo dopo. Maxwell è un personaggio che però è poco introspettivo. Avrei voluto vedere maggiore introspezione, soprattutto nella parte iniziale. Però poi quando ho letto tutto il romanzo, allora si è completato il cerchio praticamente. E cioè dicevo, nonostante la sua introspezione viene fatta a spizzichi e bocconi e comunque ci viene presentato come, tra virgolette, la parte negativa della situazione, Maxwell è una persona veramente molto strana. E come vi dicevo, non è il solito miliardario che tenta in qualche modo di circuire lei per fare determinate cose, ma la loro relazione, che ripeto, non è una relazione d'amore, parlano che non ci viene mai detto che lei lo ama o insomma i due vogliono fare, cioè nel senso che lei è attratta insomma da questo mondo, da questo sfarzo eccetera eccetera e che fondamentalmente vorrebbe intraprendere una relazione con lui, anzi il matrimonio sarà usato come ricatto dal nostro caro Maxwell. Quindi non solo la relazione tra i due, che da una parte è consensuale perché non c'è violenza, in quanto lei è consapevole di quello che sta provando. Dall'altra parte abbiamo il matrimonio che non viene anche lì romanticizzato, quindi non c'è né una romanticizzazione della relazione tra i due e non c'è neanche una romanticizzazione del matrimonio che viene visto come il coronamento di questa bellissima storia d'amore. Quello che mi è piaciuto di Maxwell è il fatto che lui tenga molto al piacere femminile. Perché questo libro poi parla in qualche modo di sessualità e diciamo che non è la parte predominante nel rapporto con Penelope, diciamo che è una parte ampiamente passiva, è una parte che è alla ricerca del piacere di lei in qualche modo, quindi del suo piacere, di come darle piacere e quant'altro, quindi non è l'uomo che è parte predominante nell'attività sessuale, ma è l'uomo che in qualche modo tenta di dare piacere alla propria donna. Maxwell è un personaggio veramente negativo, un personaggio che io onestamente ho odiato parecchio e dicevo è la parte negativa, perché poi con tutta questa storia insomma di Beautiful You, che poi scoprirete che cos'è, è qualcosa di veramente molto bislacco e veramente molto geniale. Il romanzo tratta l'aspetto della sessualità. E Palahniuk riesce a trattare una sessualità dal punto di vista delle donne. Tra l'altro, caro Palahniuk, se tu mi citi Erika Young, fai un autogol, cioè mi conquisti per così poco. Allora, diciamo che la cosa sorprendente di questo romanzo è che Palahniuk parla di sessualità femminile, quindi di piacere, di ricerca del proprio piacere, parla anche di autoerotismo, parla anche di pratiche, insomma, sessuali legate comunque a strumenti per dare piacere e quant'altro, ma non lo fa con un'ottica maschile, nel senso che non lo fa in maniera volgare, e questo è già un punto a suo favore. Non lo fa in maniera, diciamo, da denigrare le donne. Quindi lo fa sostanzialmente come se fosse un sessuologo, insomma, che parla di sessualità femminile. E questa cosa non è da sottovalutare, considerando che la sessualità che noi vediamo in determinati libri scritti da donne è molto, diciamo, fallocentrica. Quindi c'è sempre l'uomo che conduce la donna al piacere. Invece qua si parla di donne e del proprio piacere, della ricerca del proprio piacere. Quindi non è necessario che una donna possa provare il piacere fisico solo ed esclusivamente con un uomo, ma tramite appunto oggetti, tramite appunto determinate cose,
che non entro nello specifico perché sono in fascia protetta, ma abbiamo capito in qualche modo, riesce in qualche modo a insomma castrare l'uomo, insomma, perché gli uomini che vengono presentati poi in tutto il romanzo, quindi che sono poi di contorno, perché poi succederà insomma un qualcosa legato appunto a questo Beautiful You, verranno propriamente castrati. Quindi Palahniuk castra completamente l'uomo, come se non fosse più necessario al raggiungimento del piacere femminile, come se non fosse più necessario alla sessualità, che viene vista, che viene ben vista lontano, cioè che non viene vista come sesso uguale procreazione, ma viene solamente visto come puro piacere personale, come autosoddisfacimento. Diciamo che il parallelismo poi con la maternità avrà poi dei risvolti nella seconda parte del romanzo, quindi nella parte finale. Però devo dire che principalmente il concetto è quello, quindi c'è questa castrazione da parte dell'uomo che non serve più a nulla per raggiungere questo piacere, e la ricerca appunto del piacere, la ricerca appunto di una soddisfazione personale, di una soddisfazione e di una sessualità. Diciamo che le parti dove queste cose vengono descritte sono descritte in maniera impeccabile, perché ovviamente Palahniuk cosa scrivere, come faccio a dirvelo, e sono state veramente molto belle, sono state veramente molto interessanti. E ripeto, è veramente molto strano il fatto che un uomo insomma parli così in maniera così insomma pulita, in maniera così anche dal punto di vista competente, non so se parli comunque se sia documentato, di piacere femminile. E le donne sono protagoniste di questo romanzo. Innanzitutto abbiamo delle figure veramente molto forti. È vero che abbiamo la figura di Penelope, che è una ragazza che comunque non cerca in qualche modo una propria rivalsa, e questo già è qualcosa di importante. Cioè non è la classica donna che è sottomessa di qua e di là, imbranata, come ho detto prima, il tutto non viene estremizzato. Però da questa parte diciamo negativa, che è un qualcosa di già visto, trito e ritrito, c'è un risvolto positivo, ovvero lei che vuole in qualche modo tentare di fare questa cosa, di diventare un avvocato. E quando lei ha a che fare con queste donne forti, con queste donne comunque che hanno soldi, successo e potere, lei non sminuisce mai se stessa. Come vi ho detto prima, questo romanzo è contornato da donne che fanno insomma l'attrice piuttosto che il presidente degli Stati Uniti e quant'altro. Da parte di Penelope non c'è mai una sorta di voler sminuire la propria persona, e questo l'ho trovato veramente molto interessante, perché comunque la psicologia e la caratterizzazione del personaggio di Penelope sono veramente molto interessanti. Come vi ho detto, le donne comandano in questo romanzo e vengono viste come delle donne forti. Abbiamo la donna che fa l'attrice, che è diventata famosa, che ha vinto 4 premi Oscar, e la donna presidente. Ma la cosa bella è che il Palahniuk non presenta queste donne come se fossero una minaccia, quindi la donna di potere è una minaccia per la società, la donna di potere è uguale all'uomo, si comporta peggio dell'uomo. Sono delle donne che sono riuscite in qualche modo con le loro forze ad arrivare. È vero che poi c'è un sottotesto, perché comunque Maxwell avrà lo zampino in queste cose, però sono delle donne che anche lì vogliono vendetta, vogliono vendicarsi, ovviamente. Poi questi avranno, appunto, la storia avrà questi risvolti, e insomma poi la cara Penelope sarà il centro della questione, insomma. Però devo dire che presentare delle donne forti, presentare delle donne così emancipate, delle donne che rivestono comunque dei ruoli importanti, non è da tutti. Io ho letto veramente tantissimi libri, ma diciamo che Palahniuk è il primo che parla di questa tipologia di donne, o comunque che presenta questa tipologia di donne senza però entrare nel merito della questione donna di potere uguale pericolosa. Mi è piaciuto molto il personaggio del presidente degli Stati Uniti, un presidente che nonostante tutto ha delle debolezze, quindi nonostante il fatto che lei ricopra un ruolo così importante, alla fine lei abbia queste debolezze. E la cosa ancora più strana è che è proprio Maxwell a voler ricercare una relazione con queste donne. Infatti
come dicevo prima, Penelope è l'unica donna che si trova nella condizione di non essere ricca e famosa, insomma, quindi di una donna che fa la studentessa e lavora come stagista, quindi il massimo della sua cosa è quello di portargli il caffè. Quindi questa ricercatezza, questo voler stare con donne di potere che poi alla fine avrà comunque un sottotesto, perché comunque l'introspezione di Maxwell e la sua caratterizzazione, come ho detto prima, si completa poi alla fine, perché poi alla fine di tutto riusciamo in qualche modo a capire, determina com'è il personaggio a 360 gradi, però diciamo che nella parte iniziale doveva essere ampiamente approfondita, secondo me. Ci sono delle cose che però del romanzo non mi sono piaciute. Innanzitutto questo romanzo non ha capitoli. Voi leggete il romanzo come tutto continuativo. Io sinceramente nei libri amo i capitoli perché riescono in qualche modo a darmi un tempo e a spezzare. Quindi è un ordine che io ho nella lettura dal punto di vista mentale. Però diciamo che quello è una piccolezza, insomma. La parte diciamo irrealistica, surreale, perché poi Palahniuk ci mette anche una parte surreale, no? Addirittura dato questa sessualità, poi scaturirà poi un qualcosa. Poteva, secondo me, essere meglio approfondita. Perché nella parte iniziale ci vengono spiegate determinate cose, quindi l'incontro tra Penelope e Maxwell con la conseguente, insomma, la relazione, su cosa si basa la relazione e quant'altro. Nella seconda parte, secondo me, si ha da un lato l'evoluzione del personaggio di Penelope e avrà poi un percorso molto interessante nella parte finale. Però diciamo che la parte, come si dice, la parte surreale, insomma, la parte irrealistica, no? Poteva secondo me essere ampiamente approfondita, poteva essere curata meglio. Invece ho trovato la parte finale, che seppur mi è piaciuta e mi ha veramente sconvolto, troppo frettolosa, secondo me, poteva essere ampiamente curata meglio. Comunque, ciò non toglie che questo romanzo è assolutamente geniale, che Palahniuk è assolutamente geniale, quindi se avete amato vabbè, io ho letto al momento Fight Club, o se avete amato, comunque amate quest'autore, io vi stramega consiglio questo romanzo. Molto bene, il video è finito, fatemi sapere voi se l'avete letto o non l'avete letto, comunque consigliatemi qualche libro di Palahniuk. Io volevo leggere Soffocare e Invisible Monsters, fatemi sapere se avete letto anche questi. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!